Benvenuti ad una nuova puntata della nostra chiesa nella città, oggi ancora buon anno. Abbiamo voluto, anche tra tante difficoltà, come è facile comprendere, parlare ancora di libri, non è semplicissimo andare nelle librerie e quindi abbiamo un collegamento via Skype per un volume, un saggio edito veramente da pochi giorni, Carlo Maria Martini, Travolti dall'amore, in cammino con Paolo verso Gerusalemme, centro ambrosiano. È una copertina bellissima, permettetemi di dirlo, ma il contenuto è ancora più importante. E allora è con noi collegato e do immediatamente il benvenuto padre Carlo Casalone, che è presidente della Fondazione Carlo Maria Martini e che ha curato questo volume con particolare attenzione. Benvenuto padre Carlo. Grazie, buongiorno a voi. Ecco, volevamo parlare di questo saggio. Di che cosa si tratta anzitutto? Innanzitutto bisogna dire che è un libro inedito. È un testo che viene dalla trascrizione, dalla registrazione in viva voce di un corso di esercizi che il Cardinale Martini ha dato nel 2007 a Galloro, nella casa di esercizi dei Gesuiti di Galloro. Ed è un inedito particolarmente interessante perché il Cardinale Martini a questo punto ha concluso il suo ministero episcopale a Milano da circa 5 anni e sta a Gerusalemme per lunghi periodi. E quindi il fatto che lui riprenda in mano il cammino di Paolo che segue la via di Gerusalemme alla fine del suo ministero e che richiama evidentemente anche il cammino di Gesù a Gerusalemme, con le analogie e le differenze del caso, in qualche modo permette anche di comprendere cosa il Cardinale Martini stesso ha vissuto nella decisione di orientare l'ultima parte della sua vita a Gerusalemme. Noi sappiamo che il Cardinale Martini addirittura voleva morire a Gerusalemme, certo. No? E poi le circostanze, la malattia invece hanno consigliato un'altra soluzione. Ecco, perché questo titolo, Travolti dall'amore? Perché è una parola che, un'espressione, diciamo così, che Martini stesso utilizza per descrivere cosa è successo all'Apostolo Paolo nel momento della sua conversione. Quando lui, zelante fariseo, era in lotta per la persecuzione dei cristiani, vive un'esperienza in cui è travolto dall'amore di Dio in una modalità in cui non si aspettava e che gli fa conoscere Gesù Cristo come rivelazione di Dio vivente in un altro modo rispetto alla sua rappresentazione, ed è da lì che è una specie di principio e fondamento, per usare il linguaggio degli esercizi spirituali, da lì che parte poi il lavoro apostolico di Paolo, che viene descritto durante il libro in termini soprattutto di un accompagnamento alla preghiera, perché essendo un corso di esercizi, questo libro contiene alcune meditazioni fatte come sapeva fare il Cardinale Martini, cioè partendo dalla parola di Dio e poi arrivando all'esistenza e ponendo alcune domande che danno l'avvio alla meditazione e alla preghiera personale. Ecco, secondo lei questo libro a chi può essere rivolto? Giovani, meno giovani, ma anche credenti, non credenti? In fondo è una metafora del viaggio quella dell'Apostolo Paolo a Gerusalemme, là dove tutto è iniziato.
Diciamo che il corso vedeva come partecipanti principali un gruppo di sacerdoti e di religiosi e religiose, probabilmente, quindi persone coinvolte in un impegno già piuttosto consistente nella sequela del Signore. Tuttavia, per il fatto che si parla della conversione di Paolo, che è una conversione appunto che prende in esame il mondo culturale a cui Paolo apparteneva e che ha alcune analogie con la realtà pluralista in cui oggi noi ci troviamo, e quindi fa vedere come avviene una svolta interiore che mette Paolo in un'altra direzione, penso che possa essere rivolti a chiunque si ponga seriamente la domanda della chiamata, cioè in fondo in questo mondo, in questa cultura, in questa società, in questo momento di disorientamento, a cosa siamo veramente chiamati? Il cammino verso Gerusalemme è una metafora, una parabola di una città dove il cielo e la terra si congiungono, secondo anche la descrizione che Agostino fa della Gerusalemme terrestre e della Gerusalemme celeste, dove cioè un progetto politico ispirato a una logica di pace, di riconciliazione, di convivenza serena fra i popoli possa realizzarsi. Quindi rivolto a tutti, anche se c'ha un nucleo più consistente per chi già ha una certa familiarità con la preghiera. Certamente, allora io ringrazio il presidente della Fondazione Carlo Maria Martini di essere stato con noi per parlare di questo volume proprio che si deve a questo arcivescovo così amato che è stato con noi dal 1980 a Milano al 2002. Questi esercizi predicati a Galloro presso la Casa dei Gesuiti sono quindi del 2007, se ho capito bene. Esatto. E si tratta del cammino di Paolo verso Gerusalemme, Centro Ambrosiano, editore. Grazie davvero padre Casalone, gesuita, confratello del Cardinal Martini e anche di Papa Francesco, diciamolo. Alla prossima edizione di qualche prezioso volume firmato da Martini stesso. Grazie. Grazie a voi, buon cammino e buona preghiera. Adesso è tutto per questa prima puntata, diciamo così, dedicata ai libri della nostra Chiesa nella città oggi. Speriamo di poter presentare altri volumi. La situazione, come ho detto in apertura, non è semplice, ma noi ci impegniamo. Comunque, questo saggio meritava davvero. E allora grazie e rimanete con noi, con i nostri programmi, con la nostra finestra sempre più aperta sulla diocesi di Milano, gli arcivescovi di ieri, colui che regge la diocesi oggi, Monsignor Mario Delpini, il suo magistero, poi l'arte e la cultura, appunto, l'editoria legata alla Chiesa di Milano. Grazie, arrivederci, ciao.